Gentili telespettatori, buona giornata e benvenuti a questo video di Tele Italia. Vittorio Sgarbi, persona estremamente intelligente e di cultura molto elevata, dice da sempre le sue opinioni, alcune sono condivisibili, altre meno. Naturalmente, come tutti, ha le sue opinioni e ognuno di noi può decidere se essere d'accordo o no, non si può dire Sgarbi dice tutto sbagliato, Sgarbi non sbaglia mai. Ecco. In questo caso Sgarbi, io l'ho visto in una trasmissione che parlava e diceva che, non una trasmissione, in Senato, diceva che i numeri sono falsi, i numeri dei decessi sono falsi, perché sono molto inferiori. Lui dice comunque. Non sono 25-26 mila morti perché tra il 60 e il 95%, poi nel discorso prima parla del 95 e poi del 65%, comunque una percentuale elevatissima dice sono morti di altre patologie. È un po' come quello che scrivono tanti di voi sotto nei video. Ma attenzione, attenzione, vorrei farvi presente questo. Tutti questi morti, questi 26 mila. La stragrande maggioranza aveva delle patologie pregresse, aveva già altri problemi di salute. Però la malattia attuale ha accelerato la morte di queste persone. Diciamo che ha diminuito la vita media di queste persone con queste malattie di 13 anni, nel senso che uno che aveva problemi di cuore e il diabete e l'obesità aveva di media davanti a sé altri 13 anni di vita. Questa malattia li ha ammazzati in una settimana, in 7 giorni, e sono morti senza respirare, cioè come soffocati, annegati. Questo per farvi capire la bruttezza e la crudeltà di questa malattia. Quindi io direi che prima di dire che i numeri sono falsi, ecco, pensateci su. Molti dicono, ah, ma adesso non muore più nessuno di infarto, non muore più nessuno di... Attenzione, attenzione. Molta, come vi dicevo, gente che avrebbe vissuto, sarebbe vissuta per altri 13 anni, 15 anni, è morta in una settimana perché questa malattia, l'aggressione di questa malattia, ha fatto peggiorare il suo quadro clinico in 7 giorni massimo. Quindi, ecco, ah, ma so, quelli che sono morti solo di questa malattia nuova sono pochi. Attenzione, questa malattia è un qualcosa di parassitario, è come un parassita che si attacca a te e ti uccide se hai dei problemi di salute, non sei in perfetta salute, ma anche quello non è vero, perché c'è persone di 30 anni, 40 anni in perfetta salute che sono morti lo stesso. Quindi su questo che dice Sgarbi, come molti che commentano su questo canale, io non sono per niente d'accordo, per niente d'accordo. Se uno oggi muore, dopo una settimana di agonia, quando aveva un male che magari sarebbe vissuto altri 13 anni, 10 anni, 8 anni e muore in 7 giorni e mi dite no, quello non è morto di questa malattia, beh, diciamo che qualcosa non torna, eh. Diciamo che è una visione diversa, troppo costruita per accreditare delle tesi di complotti, di non so, la protezione civile è un complotto, tutte queste sciocchezze che ho sentito in questi giorni. Almeno questa è la mia idea. Voi arrabbiati, che se ognuno ha la sua idea, voi avete la vostra, voi contestatori, io ho la mia e Sgarbi ha la sua. Ecco. Quindi Sgarbi in sostanza che cosa dice? Sgarbi dice che questi scienziati, questi esperti, no? Esperti, Burioni, contagio in Italia probabilità zero e 26 mila morti. L'altra, come si chiama, Capua, ma è una semplice, poco più di una semplice influenza su 26 mila morti. Questi esperti, giustamente dice Sgarbi, dice Burioni è anche un mio amico, però Sgarbi dice c'è una posizione labile sia dei medici che degli scienziati e questa posizione labile, cioè questa incertezza, cioè non sanno da che parte che pesci pigliare, viene trasmessa al governo che non sapendo cosa fare preferisce tenere tutti a casa. Ecco, questa è l'analisi in sintesi di Vittorio Sgarbi, ma lui intanto ha preparato una lettera assieme ad altri
persone, ad altri intellettuali, dove lui comunque dice che sempre di più prende corpo una reazione razionale sopra l'insensatezza di molte di queste misure, perché è evidente che tante si possono ridurre a raccomandazioni. Abbiamo preparato una lettera al Presidente della Repubblica Mattarella che porterà la firma mia e di altri personaggi come Giorgio Agamben, che si rifà a quello che ha detto Vargas Llosa, e cioè che c'è qualcosa che non funziona, dice il critico d'arte sulla fase 2. La lettera, che è ancora in preparazione, è ispirata dallo scrittore peruviano Jorge Mario Pedro Vargas Llosa. Per evitare che la lettera sembrasse un capriccio di un gruppo di dissidenti polli, dice Sgarbi, nella lettera che stiamo preparando chiediamo a Mattarella che valuti lui sulla violazione di alcuni principi fondamentali della Carta Costituzionale. In particolare, Vittorio Sgalbi parla dell'articolo 13, 16 e 17 della Costituzione, che adesso andremo a vedere, ma al finale poi Vittorio Sgarbi dice praticamente il metodo adottato da Conte non cambia perché si basa su una sorta di pressione psicologica data dalla task force di Capre del Comitato Tecnico Scientifico che decide per il governo. E Sgarbi dice: nessuno mi potrà mai far dire, neanche sotto tortura, che stare all'aria aperta o camminare sulla spiaggia sia più pericoloso che stare in casa. Su questo diamo ragione, caro Vittorio. Certo che camminare sulla spiaggia non è pericoloso. Camminare da soli non è pericoloso. Io vedo quelli che vanno in giro con la mascherina in macchina e i guanti e mascherine in macchina da soli mi fanno veramente. Quindi, vabbè, a parte il livello di alcune persone, naturalmente hai ragione, Sgarbi, andare in spiaggia non è contagioso, però se tu dai la libertà a tutti di fare tutto quello che si faceva prima, ci saranno di nuovo, come vi ricordate, quelle immagini ad Ostia, tutti a fare il picnic sulla spiaggia, quando c'era il contagio che già si diffondeva, e tutti seduti sul muretto di Ostia, tutti vicini, uno gomita all'altro, a sentire musica, i venditori ambulanti, clandestini ovviamente, e tutti in spiaggia, seduti a prendere il sole, a chiacchierare, a fare i picnic. Sgarbi, l'italiano che va solo in spiaggia, poi diventa tutti picnic sulla spiaggia. L'italiano solo che passeggia, poi diventa lo struscio, il via vai, la folla sul lungomare. E questo è il fatto. Ovviamente che preso singolarmente dice: ma se io esco e vado in spiaggia alle 4 del mattino che non c'è nessuno, arriva il drone dei carabinieri e mi dice: malfattore, malfattore, torna indietro. Ovviamente, per fare rispettare la distanza sociale, eccetera, eccetera, devi farla rispettare a tutti. Non puoi dire tu in spiaggia sì, però in spiaggia se ti avvicini a qualcuno ti metto in galera. Capite che se si dice nessuno può uscire di casa, non si può dire vabbè, in spiaggia tu vai, tu no, tu sì, tu mi sembri più intelligente, quindi esci, tu che non sei molto così, tu vai invece con gli amici, io lo vedo dalla tua faccia. Capite che non si può discrezionalmente mettere un poliziotto vicino ad ogni persona e dire: dai, vediamo che fai, ma lì vediamo, adesso ti seguo, vediamo se vai in spiaggia bene, se vai in centro ti do una multa. È impossibile. E questo, caro Sgarbi, quello che dici tu lo dicono in molti. Oh, ma cosa state esagerando? Quello si sta prendendo il sole sulla spiaggia di Rimini da solo, arrivano due poliziotti con la moto, il drone, l'elicottero e rincorrono quello sulla spiaggia che scappa. State esagerando. Ma se tu non rincorri quello sulla spiaggia che scappa, poi ti troverai migliaia di persone sulla spiaggia. O vieti o non vieti, non puoi dire vediamo secondo il caso. Questo è Sgarbi, ma tu sei una persona intelligente, lo sai perfettamente. Solo che hai deciso di prendere questa posizione e allora la argomenti, perché sei bravo anche a parlare, la argomenti e sei anche convincente, perché Sgarbi a me è sempre piaciuto, già dai primi anni 90, primi anni 90, quando aveva la trasmissione, vi ricordate Sgarbi Quotidiani? Ma io l'ho sempre ammirato, cioè, questo è uno veramente come si deve.
Quindi, però, naturalmente, ammirandolo, però, non è che puoi sposare completamente le sue tesi. Ma cosa dicono gli articoli della Costituzione che Sgarbi cita? Beh, l'articolo 13 dice che la libertà personale è inviolabile, non è ammessa alcuna forma di detenzione, di ispezione e perquisizione personale né qualsiasi altra restrizione della libertà personale se non è per atto motivato dall'autorità giudiziaria nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità d'urgenza indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori che devono essere comunicati entro 48 ore all'autorità giudiziaria e se questa non li convalida nelle successive 48 ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violazione fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. E poi c'è, vediamo cosa dice l'articolo 16: ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo, attenzione, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge. I cittadini hanno diritto a riunirsi pacificamente, eccetera, eccetera, ma quello che è importante, perché Sgarbi cita questi articoli, però, caro Sgarbi, l'articolo 16 è chiaro, dice ogni cittadino può circolare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Quindi questo è l'articolo 16 che permette al governo italiano di impedire e di limitare la libertà di circolazione personale. Qui siamo in tempi di pace, ovviamente in tempi di guerra. La Carta Costituzionale lascia un po' il tempo che trova, perché lì entra la legge marziale, la legge militare, qui si va in un altro ambito. Però in tempi di pace si può limitare la libertà personale per motivi di sanità o di sicurezza dello Stato e della popolazione. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata, arrivederci.